Le misure straordinarie antiterrorismo adottate dopo gli attentati di Bruxelles continuano anche all'aeroporto Fontanarossa di Catania. L'accesso al terminal sarà consentito soltanto ai viaggiatori muniti di biglietto aereo cartaceo o di carta di imbarco digitale. Vietato l'accesso alla rampa delle partenze con mezzi privati, eccetto per passeggeri con ridotta mobilità, taxi, autobus urbani, interprovinciali e veicoli a noleggio con conducente. Non potranno accedervi anche le navette dei parcheggi privati, degli hotel e dei tour operator che potranno caricare e scaricare i viaggiatori negli stalli dedicati. Estesa fino a 30 minuti, la sosta gratuita in tutti e quattro i parcheggi aeroportuali P1, P2, P3 e P4. Finora sono stati fermati complessivamente 9 stranieri trovati in possesso di una carta d'identità falsificata, di cui 4 intenti ad imbarcarsi dallo scalo Etneo alla volta di Londra. Per motivi di tutela dell'incolumità dei passeggeri e dei lavoratori aeroportuali, le misure di sicurezza decise dall'autorità di pubblica sicurezza, informa la SAC, rimarranno per i prossimi giorni.